Non sono pochi coloro che oggi si interrogano perplessi. Perché la vita consacrata? Perché abbracciare questo genere di vita, dal momento che vi sono tante urgenze nell'ambito della carità e della stessa evangelizzazione a cui si può rispondere anche senza assumersi gli impegni peculiari della vita consacrata? Non è forse la vita consacrata una sorta di spreco di energie umane, utilizzabili secondo un criterio di efficienza per un bene più grande a vantaggio dell'umanità e della Chiesa? Queste domande sono più frequenti nel nostro tempo perché stimolate da una cultura utilitaristica e tecnocratica, che tende a valutare l'importanza delle cose e delle stesse persone in rapporto alla loro immediata funzionalità. Ma interrogativi simili sono esistiti sempre, come dimostra eloquentemente l'episodio evangelico dell'unzione di Betania. Maria, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. A Giuda, che prendendo a pretesto il bisogno dei poveri si lamentava per tanto spreco, Gesù rispose: «Lasciala fare». È questa la risposta sempre valida alla domanda che tanti, anche in buona fede, si pongono circa l'attualità della vita consacrata. Non si potrebbe investire la propria esistenza in modo più efficiente e razionale per il miglioramento della società? Ecco la risposta di Gesù: lasciala fare. A chi è concesso il dono inestimabile di seguire più da vicino il Signore Gesù, appare ovvio che egli possa e debba essere amato con cuore indiviso, che a lui si possa dedicare tutta la vita e non solo alcuni gesti o alcuni momenti o alcune attività. L'unguento prezioso versato come puro atto di amore e perciò al di là di ogni considerazione utilitaristica è segno di una sovrabbondanza di gratuità quale si esprime in una vita spesa per amare e per servire il Signore, per dedicarsi alla sua persona e al suo corpo mistico. Ma è da questa vita, versata senza risparmio, che si diffonde un profumo che riempie tutta la casa. La casa di Dio, la Chiesa, è, oggi non meno di ieri, adornata e impreziosita dalla presenza della vita consacrata. Quello che agli occhi degli uomini può apparire come uno spreco, per la persona avvinta nel segreto del cuore dalla bellezza e dalla bontà del Signore, è un'ovvia risposta d'amore. È esultante gratitudine per essere stata ammessa in modo tutto speciale alla conoscenza del Figlio e alla condivisione della sua divina missione nel mondo. Se un figlio di Dio conoscesse e gustasse l'amore divino, Dio increato, Dio incarnato, Dio passionato, che è il sommo bene, gli si darebbe tutto, si sottrarrebbe non solo alle altre creature, ma perfino a se stesso, e con tutto se stesso amerebbe questo Dio d'amore fino a trasformarsi tutto nel Dio uomo che è il sommo amato. A voi giovani dico: se avvertite la chiamata del Signore, non respingetela. Inseritevi piuttosto coraggiosamente nelle grandi correnti di santità che insigni sante e santi hanno avviato al seguito di Cristo. Coltivate gli aneliti tipici della vostra età, ma aderite prontamente al progetto di Dio su di voi, se Egli vi invita a cercare la santità nella vita consacrata. Ammirate tutte le opere di Dio nel mondo, ma sappiate fissare lo sguardo sulle realtà destinate a non tramontare mai. Il terzo millennio attende il contributo della fede e dell'inventiva di schiere di giovani consacrati, perché il mondo sia reso più sereno e capace di accogliere Dio e in Lui tutti i Suoi figli e figlie.